In mezzo un belt. Hier, diesebint bobez al scinder und bazar un se dartundart ascupan und artonage, prirze berfan in glucut garustum crispliapf, prirze dar groazar di zunge un sea bogeliat cobalt. Guten Tag, meine Freunde Fonte Legarda. No, scusate. Vi dico subito che non siamo sulla ZTF, una televisione austriaca, perché avete sentito che all'inizio appunto dava l'idea che dice, magari qualcuno dice ma abbiamo cambiato canale, per caso siamo finiti sulla televisione tedesca o austriaca. No, siamo sempre su Telegarda con la nostra trasmissione riguardante il dialetto, quindi vi saluto tutti, vi aspetto sempre con grande emozione, naturalmente vi aspetto sempre interessati, spero sempre di trovarvi in buona salute appunto interessati al dialetto, pronti sempre con penna e quaderno, perché oggi abbiamo un'altra puntata, come ho detto tempo fa, eccezionale, fuori dell'ordinario, fuori del comune, speciale, perché è ritornato a trovarci il capitano dei Carabinieri, Andrea Oxilia. Buonasera a tutti, Andrea, ben, ben, ritrovato, grazie. ben ritrovato, grazie mille, grazie, grazie mille della tua presenza. Grazie a voi. E avete sentito che ha iniziato a leggere una poesia cimbra, cimbra. Ecco, in lingua cimbra, perché se vi ricordate in una puntata di tempo fa ho avuto modo di dire che il capitano Auxilia è un, uno studioso, di questa, anche perché è originario di un territorio appunto cimbro è uno studioso di questa parlata, di questa lingua, e quindi oggi ne parliamo appunto con lui e poi avremo modo anche di confrontare la parlata cimbra con la parlata alto-gardesana. Allora Andrea, spiega a me, ma principalmente ai nostri amici telespettatori, sì. appunto di questa tua passione per la parlata Mi cimbra. Voglio subito una, una cosa, professor Sandro. Allora, eh, che attinenza c'è tra il cimbro dei 13 comuni veronesi, il cimbro di Luserna, il cimbro di Sleghe no, e no. l'alto-gardesano? non nessuna attinenza okay. perché il cimbro è una parlata tedesca del 1200, okay, che è rimasta tale e quale, perché è inglobata in alcune zone d'Italia, quindi la Lessinia-Veronese, Luserna e Asiago, dove tutto attorno invece si parlava un'altra lingua, si parlava l'italiano. Okay? Quindi eh, questa lingua, io parlo specificatamente della lingua di Giazza, della zona, quindi della Lessinia-Veronese, eh, aveva contatti il, il cimbro non poteva eh, come dire eh, migliorarsi ehm, evolversi perché non aveva contatti con la lingua tedesca che invece è, si è evoluta ed è arrivata nella lingua tedesca diciamo. è come se noi avessimo mi piace sempre fare questo esempio come se noi avessimo in Germania un enclave un piccolo nucleo di persone che parlano la lingua di Dante Alighieri quindi noi potessimo andare in Germania in questo paese ad ascoltare come Parlavano qual era l'italiano del 1200, ecco, che lì rimane statica. Quindi immaginiamoci: che tipo di fortuna per gli studiosi della lingua eh, sia avere dei piccoli nuclei di territorio nei quali ancora si parla questa lingua antichissima Originaria, tedesca. L'originale Te, or, tedesco del 1200 ecco, è rimasto per, lì, eh, congelato. Però Andrea, siccome anche noi abbiamo eh, qualche origine tedesca, probabilmente sì. che abbiamo dei vocaboli. Può essere: sì, ecco, polis. Ecco, però, essere. quindi ha fatta questa premessa, però spiegami quando incominci ad interessarti. Mi incomincio a interessare al cimbro perché eh, provenendo dall'area di Folgaria e la coincidenza è che mio nonno eh, la mia bisnonna è una Schönsberg di Folgaria, Schensberg, Schensberg, un nome tipico dell'altopiano certo. cimbro. E mio nonno è nato a Folgaria e parlavano Avevano nell'orecchio, la mia bisnonna parlava austriaco, era nella prima guerra mondiale, ai tempi della prima guerra mondiale, quindi nata nel, alla fine dell'Ottocento. Mio nonno mh, aveva nelle orecchie la parlata non soltanto tedesca, ma anche una parlata Cimbra che. A Folgaria era diventata negli ultimi anni, parliamo degli anni 30, 40, 50, era diventata il cosiddetto slambrot, cioè mentre il a Luserna Brot. si parlava e si parla il cimbro, a Folgaria si parlava in slambrot, cioè slambrot sarebbe il slambrot, il pane sporco, il pane di fango, cioè una ecco. parlata che non si sa se è che e è. È non è... è né tedesco né italiano. No? Quindi queste parole eh, che, mi che, che, veniva, che vengono tuttora dette. Tegai le chat, le chat bassoist, si dice, no, cioè le mani sporche, oppure eh, maledit den vreust, maledetto di un freddo, sono termini che richiamano il tedesco, ma non sono cimbro, e non sono tedesco. Sono termini che sono stati depositati nella, nella consuetudine del parlato di Folgari e di Lavarone, mentre invece a Luserna il cimbro è rimasto cimbro vero e proprio, a Giazza è rimasto cimbro vero e proprio. Quindi nelle orecchie di bambino sentivo questi termini, quindi la passione è venuta più che altro perché eh, l'ho vissuta veramente. No? La coincidenza vuole che la mia nonna materna sia invece originaria della Lessinia veronese e quindi che anche, anche lei abbia sentito questo cimbro, abbia qualche termine in cimbro veronese e quindi il mix è stato fatto. Mi sono avvicinato, l'ho studiato, ho fatto una tesi di laurea a giurisprudenza: uno dice: il, il capitano dei carabinieri l'avrà fatta una tesi sulla procedura penale: certo, penale come te fai a restare, quelli lì come bravo, te fai a. Bravo, No. No, ho fatto una tesi Cine. di laurea su una proposta di legge regionale ah, che tenesse conto delle peculiarità della legge validissima quindi del difesa, Trentino, salvaguardia, salvaguardia della lingua guardia. minoritaria cimbra, sulla base della difesa legale che è stata posta in essere dal Trentino Alto Adige perché potesse in qualche modo agevolare Ma ah, anche il la tua Veneto. tesi di laurea. Il diritto ecco, di però pubblico. Il diritto poi pubblico. tu hai scritto anche dei libri, hai scritto qualcosa perché ho letto che hai partecipato a concorsi, hai vinto sì. premi, quindi... Sì, c'è stata qualche fortuna perché ehm, c'è un concorso nazionale. Io, io partecipo col Cimbro generalmente sempre o molto spesso quando mi vengono all'estero. Partecipo a, al concorso nazionale di poesia per lingue minoritarie, dove c'è cioè una commissione. Eh, giuridica, sì, giuridica, una commissione insomma, sì, sì, linguistica esaminatrice, sì. esaminatrice che è composta da, da tutti da professori che parlano ognuno la lingua da, minoritaria okay. e ho vinto dei premi. E questo forse è il concorso per chi parla le lingue minoritarie più importante perché è, è estremamente come dire, perito. Poi io invece io ho amato molto in questi anni, non ultimo un mese fa, il concorso, ehm, al concorso di Verona dove ho partecipato con una poesia molto delicata in cimbro per uh, la, la piccola stella Pedarzoli, però non che parlai perché sennò me mi vengono le lacrime ai occhi. E, um, e Mi piace molto partecipare col cimbro a concorsi nazionali dove eh, magari eh, è concesso partecipare alle lingue dialettali e vedo che molto spesso inseriscono il cimbro. L'ultimo concorso di cui vi parlavo a Verona è stato inserito, è stato possibile partecipare perché in commissione c'era il docente di eh, letteratura tedesca dell'Università di Verona, eh, il preside proprio di, di lettere, che quindi ha detto sì, siccome io ho una conoscenza diretta del tedesco penso di poter capire il cimbro e, 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 ha avuto un ottimo, e ha avuto un ottimo risultato. Quindi il cimbro così dimenticato, quello veronese, io cerco di eh, come dire, vivificarlo con la poesia, perché penso che mh, facendo lo Conoscere e quindi ringrazio anche voi di avermi consentito questa possibilità, consentendo appunto di, di farlo conoscere, possa in qualche modo eh, vivere, eh, essere conosciuto, essere, essere masticato. Forse anche magari da allora, per ricapitolare: influenze familiari, Influenze familiari Capitali, origine territoriale, naturalmente una passione che qualcosa dove esserci anche in te, per forza. Tanti anni quindi di classico, studi, 5 anni di geoclassica, eh, la passione per la politica, laurea su tematiche, sì. appunto, mm. lingue minoritarie concorsi a premi, sì. con qualche bella vittoria, quindi una bella soddisfazione. Però adesso ritorniamo a quanto dicevamo prima, sì. cioè vediamo adesso questa poesia che prima Andrea vi ha accennato, adesso ve la completa e poi avrà modo anche di tradurla in italiano. Quindi naturalmente vedrete scorrere questa poesia e quindi avrete modo anche voi, cari amici abituati al dialetto di Giacomo Floriani, di vedere questa volta, di spostarci un po'. Eh? Verso est, sugli sì. altipiani, altipiani, la barone e compagnia Bella, e vediamo un po' com'è questa lingua. Prego, Andrea. Im riva, rivat. Hier diesebint bobeizan scindel undarbazar, un se undar dartundar skupan undartonage, prirze berfan in gluck garustum crispliaf, prirze dar groazar di sazungue se un sea boghegliat cobalt. Hier kins taucias gareida, gasuakat gagreifat ga Pintaudi as ligne dir Bottanza tut bintle bohakat bent ut lusat hier kinst ut faifan boh mai poese gasinga mai garivat gareida. Adesso dobbiamo tradurla perché ecco, no però non è Prima Andrea, una cosa ci sono delle parole che possiamo già accennare per dire che possiamo anche capirlo noi? Qualche parola che, che... Eh, ma che può avere un minimo di, di, di attinenza con l'alto cardesano, in quel sì. senso, sì, ecco. Il nostro dialetto? Perché ho sentito qualche per, no, per esempio Christ, gluk, gluk però il tedesco. Gluck, gluk, gluk. ma il tedesco, felice, ripeto. Quindi voglio dire: fortuna. chi sa il tedesco può anche chi capire. Chi sa il tedesco? Può, I tedeschi. È come se noi, ripeto, avessimo la fortuna di avere qualcuno che parla il dialetto di Dante Righieri non la parla di Dante Righieri, Noi capiremmo sicuramente: certo, certo. capiremmo anche. Che è una parlata antica, ecco il tedesco, un tedesco della Baviera, ad esempio. Io, ad esempio, ho il mio, quello che è stato il mio autista eh, storico, Michael Hittaler, autista, che è altoatesino, autista storico, dei comandanti di compagnia di Riva del Italiani. Parlavate in ma certo, perché il <ride> professor Sandro, lui, Michael, Parlavate. è originario di, ehm, della Valpusteria e quindi moltissimi scandali, scandole di acqua. Un, è una, uh, come dire, una locuzione assolutamente identica al, alla parlata dialettale pusterese, ma è logico, perché il suo dialetto è rimasto tale, tale, e, tale quale, e quale. Ed erano anche dei pusteresi che facevano parte dei cimbri del 1200. Quindi, è un, è Quindi un eri fortunato che potevi. Mi parlevo con lui, e ma è, è, è stato anche fortunato massimo, massimo. scandole. Ecco, noi non siamo abituati nell'Alto Garda alle scandole, ma se andiamo in montagna, in certe valli, e le scandole sono quelle tegole fatte con legno di larice, perché il larice è molto resistente all'umidità e all'acqua, appunto i tetti sono fatti con le scandole, con queste tegole di legno di larice adesso sentiamo un po' la traduzione perché poi avrete modo di confrontare appunto il testo in cimbro con l'italiano non abbiamo Quindi, detto Sandro che questa poesia sì. è, stata destinata, è stata dedicata a Riva del Garda quando ah. io, ehm, sì, questa è una poesia che ha vinto il primo premio nazionale al concorso di, di cui vi parlavo prima, di Arabba. Sì, perché questa è una poesia. Un poesia sì, sì, mia. Attenzione, eh, non è che lui sta leggendo poeti cimbri, è, so, è tutto eh, materiale prodotto. Vinse nel 2009 il primo premio e, <coughs> e io la, 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 la scrissi, vi ricordo ancora, nacque sul lungo lago di Riva del Garda oh, tra capito. i Sabioni e la Purfina. La, è, quindi è la poesia che ha letto, vi ricordate, nella puntata di qualche tempo fa, la Mebusa, quindi viene qui. Confermata questa sua questo suo sì, passione amore per il lago. Per Sono lago. Un po allora, il Rilke del 2016. Va bene. allora, va bene. Forza, Andrea Spira. Ecco, questo vento che smeriglia scandole d'acqua e le plasma come coppi di creta, sembra gettare la sorte sulla tunica di Cristo celeste. Sembra dilatare questa lingua di lago che lancia un grido cobalto. Ecco, giungi poesia Cimbra. Cercata, brancata, aggomitolata nell'aere, ti sciogli come fanciulla languida che danza su brezza che fende, spira e anela. Ecco, giungi su canne d'organo che frondano il mio silenzio severo. Poesia, mia aspirata lingua. Ecco, adesso siamo ritornati terra a terra, abbiamo capito un po'. <coughs> Anche se adesso voglio che facciamo un passo ulteriore adesso Andrea, no, adesso Andrea mi traduce in dialetto alto gardesano magari la prima Bella strofa questa. vediamo Bella come diventa ecco che grata scusa sto eco diventa con una cina ecco Stovent vent vent che il, che il grata scandole d'acqua scandole coppi d'acqua e ehm, il, 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 il li fa su come Copi de Crea, sì. Creta Crea, sì, no? e il par buttare la sorte sì. sulla tonega eh, di Cristo celeste, e il par slongar questa lingua, del lingua dell'ac, che eh, la, la butta in thick eh, gris. Gris, ecco, di quel co cobalto, cobalto, diciamo cobalto. gris, grigio. Ecco, cimbro cobalt che ci assomiglia, no? ecco. Va ecco, eh, bene. Sì, benissimo. Oh, Ritorno, eh, l'ac. Ecco, ogni tanto faccio questi appunti. Voi sapete che le parole che finiscono con la c, l'ac, mm. ecco. generalmente, per esempio, Olio Fox dice che bisognerebbe metterci l'h, però Floriani non la metteva, no? no? Chiaro, però voglio dire, l'importante è, dico sempre, quando uno si accinge a scrivere deve decidersi se usare la c con l'h o senza H, no? Una volta con l'H, una volta senza H, cioè cercare una certa uniformità, perché poi ci sono le parole OCH, DINOC, BIROCH, che finiscono con la c, questa volta la c dolce, diciamo. Eh. Posso fare una proposta, professore? Ecco, no? sentiamo. Magari viene accolta da qualche eh, alta autorità locale, sì, perché sì. io mi ero fatto già portavoce di questa necessità sì, del territorio, sì. ma sì. non venne a scoprire, adesso con la televisione ce la faremo. Ma perché non istituire... Un premio di poesia dell'Alto Garda eh? un'organizzazione potresti essere apri, una, dire, po no, io, apri no? una porta aperta. Sì, nel senso della che con Fabio Galas, no? stiamo e con Livio Parisi, devo citare Livio Parisi La di Castetto e di Brenzone, eh, certo. amante di Floriani. Certo, è lui certo. che è riuscito a far intitolare la scuola per ragionire geometri di riva a Giacomo Floriani abbiamo parlato proprio di questo istituire un perché concorso no? certo. ecco, per... partecipiamo finalmente che tanti che eh. vorrei partecipare Beh, adesso abbiamo addirittura il capitano di carabinieri, ah, quindi sì. ci mettiamo sull'attenti sì, eseguire l'ordine bene a questo punto però andiamo adesso ad un ulteriore passo e ci arriviamo verso la fine perché il capitano Auxilia ci ha preparato dieci vocaboli sì. se non erro sì. Dieci vocaboli naturalmente cimbri, cimbri veronesi, cimbri cimbro veronese, veronese eh, quindi dei 13 della comuni veronesi, lessigna della lessigna verso lessigna lessigna, veronese, ecco. alle spalle di Verona, quindi la zona del baldo, diciamo no, ecco, tutto no, quel no, dorsale, no. No, perché il baldo no, il Baldo è ah, sulla dorsale di Venegarda sì, e voi vado solo le Zagreb. No. di là, Lessigne di là dell'Adige, esatto, okay? quindi alle vero. spalle di Verona, ed è sul confine con Ala, la Valle dei Ronchi, il Pasubio in qualche modo. Esatto, quindi vedete precisazione geografica perché è precisa bene certo. Allora, adesso ci dirà 10 vocaboli sono certo. 10, cimbri, cimbri e con la rispettiva traduzione in dialetto alto gardesano. Alto -gardesano. Sentiamo, partiamo, partiamo. Allora, Stearn. La stela Stern Stela. Ecco scusa, sì. sarebbe la stella, non la, la, no, la, la, stella, la, stella. la stella. La stella, la stella, ecco, non la stella. Attenzione, ecco. il ciocco di legna. eh? Esatto. Quindi mi raccomando, no, no la il cimbro stela. può essere sia l'una che l'altra. A Stern, al doppio sì, come ad esempio faccio un accento. Ma anche noi diciamo la stela con l'accento chiuso è la stella, la stela con l'accento aperto è Benissimo. il ciocco di legna. In cimbro, Stern vale per ambedue le accettazioni, quindi non serve accento lì per voi, Esattamente. Come ad esempio eh, il termine Zeit, tempo, tempo è a differenza dell'Ochdeutsch, del tedesco attuale, eh, Zeit è sia il tempo immateriale. Che il tempo meteorologico, meteorologico okay? quando capito. invece Vettar mi pare che si riferisce. Il tempo meteorologico di in cimbro perché è una parlata molto più antica. Non avevano modo di, certo, eh, di, di, di dividere ehm. eh, ecco, la meteorologia Perfetto. dalla. Da, boh, andiamo avanti. Seconda parola: Pefel, Pefel Pefel in cimbro, peraltro in Folgaretano, Befel. Befel cioè sarebbe ehm, come si dice un, ordine, un ordine un ordine. è il Pefel e bacheca, cioè quando uno va a l'ordine messo nella bacheca, okay. poi terzo termine: multar multar. multar è. Detto eh, da un capitano che avvenirò pesa alle multe no, no, multar. No, no, multar. perché noi mul, no, i vigili, multar, quelli quelli i, vigili i vigili No, allora, multar multar è l'armar l'armadio. l'armadio. Bene. Poi c'è, l'ha già detto il professore, gluck. Gluck è in cimbro, è la fortuna. Ma un po' la U raddolcita no, o no, la U è, è normale? normale. Gluck, non gluck alla no, tedesca. Non, non c'è l'umlaut, gluck normale. Quindi sarebbe eh, contento. La sorte. La sort. ah, no, perché la, è la, fortuna, sort. la fortuna, la sorte. Ah, Non glücklich, glücklich no. è Gluck, esatto. la sorte. Poi c'è il quinto termine, slovenar slovenare è cimbro forse più slambrot di folgaria non è proprio cimbro del 13 comune ho voluto avvicinarvi ho capito ecco. quello slamboc di che slambò esatto. esatto che vuol dire eh, dormire dormire slovenar, dormire Dormir. in, in tedesco no? ecco slovenare poi c'è l'ho già citata vreust vreust in, in cimbro è il fret quando che, che vreust Freut. è che fret che non fate la eu la trasformate in no. oi no no, eh, no 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 in no. tedesco vreust esatto poi ho voluto inserirvi questo termine, Zeltesmolz. Zeltesmolz è una parola composta, ma di fatto un, un certo. unico significato, che è il pane di burro. Quindi è, lo tradurrei in alto gardesano con el pan de burro, de boter, pan de boter. Bene, pan, pan de boter. Un altro termine doppio è Stuantofe. Stuantofe in alto gardesano, le, eh, io direi, è il fonte battesimal. No. E no, come si dice l'acqua santera l'acqua santera, ecco so, cioè, l'acqua santera che diventa fa... acqua santera acqua santera nono termine, gaiofe la scarsella la, oh, capì, la, tasca, la tasca, la, la Gaioffe. l'ultimo termine che io trovo in cimbro e, ehm, e lo, come dire, lo, 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 propongo ai ai nostri ascoltatori e con un termine tipicamente di Giacomo Floriani è taugaln che significa eh, scorlandom, oh. nar de scorlandom, scorlandom taugal. Quando uno l'è in taugal, vuol dire che va a è scorlandom. Sco ecco. sco Questi sono i dieci termini che non che vuol ho dire suonare pensato... in giro, ma, ma anche a comportarsi in maniera po no da, 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 un po ecco, come da come dire. Che, mi uso sempre questa parola Che necessita della. La, ecco, la, scusa, una curiosità, mi ripeti sì. come si dice la scarsela in, in Gaioffe. Gai Gai ecco, se vuoi fare le scarselle a Gaiofan. Ah, ecco, alla tedesca si aggiunge tedesca. la N. Esattamente. Ah, ecco, sì. vedi, sì, non solo si aggiunge la N, ma si aggiunge la AN in cimbro veronese. AN, ah. Gaiofan. Okay. Oggi veramente oggi abbiamo fatto una, una lezione, lezione di cimbro, quindi. Dettodese. No, ma di cimbro veramente. Sì, sì, sì. Eh, non mi dispiace ogni tanto queste divagazioni. Eh, se stai su un Val de Sol, dai Solandri per esempio. Quindi, Solandri, sì. Quindi se ne anche in giro per cercarli in Val di Ledro. Valdiledro certo. a recuperare un bellissimo libro che adesso non sto qua perché veramente mi sono innamorato di questo libro. E pensa un po' che a 30 anni di, 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 di tempo sono andato a trovare gli stessi studenti che avevano fatto in quinta elementare quel libro con la relativa bellissimo. maestra. Dopo 30 anni e passa abbiamo trovato. Bellissimo. Quindi, bene, io direi che anche questa volta abbiamo fatto un sacco di cose, una puntata veramente pregna, eh, piena di. È qualcosa di importante. Naturalmente Andrea cosa devo dire? Ti ringrazio. Grazie, Salve. guarda, Grazie e non posso fare a meno nella puntata, l'altra volta abbiamo ha parlato del Mario del Mario mai, Matteotti. Non, non sono mai stabonde a arrestarlo, guarda. quando ti hai parlato In dei tutti i degli anni che sono stacchino non sta mai stabonti a arrestarlo. Guarda. Quando ti hai detto che il Brioma che sconde via, no? A a a ho eh, pensato al Mario Matteotti. E allora, siccome l'ha scritto un bellissimo libro, Nata all'ombra del castello. Bello, bellissimo. Con che tutti lei Mefioi, i miei fioi, L'Elvira le, e Lorenzo, che gli è nati ovviamente gli Arcensi prima Nata all'ombra del castello. Castel. E eh, quindi, certo. ecco, con grazie. questo libro del Mario Matteotti, ti ringrazio mille, di nuovo. Veder, grazie, guarda che bene, Mario. Ecco qua, l'avevi già presentato. Ma qua, che puntata. A voi, Comunque. Grazie. Bene. Di nuovo grazie Andrea, ti aspetto per un'altra puntata, naturalmente aspetto anche voi che arrivi Siete Legate, appassionati di dialetto, mi raccomando, sempre pronti, sempre attenti, naturalmente in buona salute e ricordatevi non è mai troppo tardi per imparare il dialetto.